Luca parla della rottura accennando ad altre situazioni di Alessandra. Lei ribatte: Diceva che non riuscivo ad appartenere al suo mondo, non tutte le storie hanno un lieto fine. Di sicuro non quella tra Luca D'Affre e Alessandra Somensi, protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne. Solo qualche settimana fa, infatti, i due avevano lasciato il programma per continuare la frequentazione lontano dalle telecamere. Evidentemente, però qualcosa non ha funzionato. I motivi sono da ricercarsi nelle Instagram Stories del tronista, pubblicate solo qualche ora fa. Le numerose incomprensioni e diversità tra i due si sono rivelate fatali per la rottura della relazione. Qualche seguace della trasmissione Mediaset, tuttavia, ha accusato Luca da freddi di non aver mai realmente nutrito interesse nei confronti di Alessandra e di pensare solo al business. Non si è fatta attendere la risposta di Luca. Forse era lei che aveva altre situazioni? Commenta su Instagram l'ex tronista per difendersi dalla suddetta accusa. Si sposta quindi l'attenzione su altre motivazioni di cui non si è ancora del tutto a conoscenza. A sorpresa, poi, è arrivato il parere dell'influencer di De Yanira Marzano, espressasi sulla questione attraverso una Instagram Story. Non mi sento di imputare a lui la causa del non decollo di questa storia, ma ci sono sempre motivazioni dentro di noi che non ci fanno andare avanti. La questione non si chiude qui. Dejanira, infatti, ha successivamente postato una seconda storia dove mostra la risposta di una persona, evidentemente vicina ad Alessandra, a quella pubblicata in precedenza. Secondo l'utente, probabilmente sua ex amica, Alessandra sarebbe ancora in contatto con il suo ex fidanzato e non avrebbe smesso nemmeno durante la frequentazione con Luca. Ecco ora si spiega perché lei non si è proprio scomposta, conclude Deianira nella seconda storia.